tutti, bentornati nell'angolo di Silvia. Come preannunciato nel video precedente e come leggerete dal titolo, oggi parliamo di generi letterari. In particolare il genere letterario che più amo io leggere, ovvero il romanzo rosa. Quindi tutto quello che rientra nel romanzo rosa, romance, young adult, chick lit, contemporary, regency e perché no a volte anche romanzi erotici. Tante volte mi viene chiesto, mi viene domandato, ma non ti stufi, non ti annoi sempre a leggere romanzi rosa, ormai hanno più o meno sempre le stesse storie, sempre lo stesso lieto fine, ma non ti sei ancora stufata? E semplicemente, come dice il titolo, leggo il rosa perché mi piace, perché mi appassiona, mi coinvolge, riesco a entrare a far parte della storia. Se così non fosse, sicuramente avrei già da tempo scelto altre cose da leggere e probabilmente mi sarei orientata verso altri generi. Ciononostante, non è che io leggo solo e semplicemente romance, ma è il mio genere letterario preferito. Quando ho voglia di leggere qualcosa vado sul sicuro con il romance perché so che mi piacerà di sicuro, però ovviamente non dispiaccio neanche altri generi. Ho letto qualche fantasy, qualche thriller, qualche saggio, non sono nella mia preferenza, però li ho letti. Spesso ultimamente il romanzo rosa è un po' dissacrato e spesso è anche denominato trash. Io però non do mai un'accezione così negativa al trash. Io ho letto spesso romanzi trash e mi sono piaciuti. Poi ovviamente entra in gioco il gusto personale e sicuramente so scegliere, so valutare quali sono i romanzi scritti bene da quelli scritti meno bene. Però leggo un romanzo rosa proprio perché tante volte ho bisogno di un lieto fine, ho bisogno di qualcosa che va a finire bene, che sono appunto certa di questo. Romanzo rosa, come ho già detto, mi coinvolge, mi fa provare emozioni, molto spesso sento proprio di entrare a far parte della storia. Se sono delle scrittrici molto brave, creano proprio una magia e spesso e volentieri non voglio finire il libro perché non voglio uscire da questa storia e quindi doverla abbandonare. Molto spesso appunto mi sono ritrovata a dover rallentare il più possibile la lettura perché proprio non volevo terminarla. Molto spesso invece ho interrotto libri a metà, romanzi rosa a metà, o molto spesso ho cercato anche di leggere il più veloce possibile per finirlo, perché proprio non mi appassionava, non mi coinvolgeva, non mi accattivava, perché un libro per raccogliere appieno la mia attenzione deve essere anche molto accattivante, quindi proprio prendermi nel profondo. E appunto in questo video voglio anche suggerirvi 5 scrittrici di romanzi rosa italiane che vi consiglio. 4 di queste scrittrici io le amo tantissimo, una invece in particolare vorrei piano piano affrontarla. Allora, partiamo subito con la prima scrittrice in assoluto, che la più possiamo anche un po' chiamare la regina del romance italiano, perché comunque è molto presente nel panorama italiano con romanzi che a me sono piaciuti davvero tantissimo. E se ho iniziato a leggere, appunto, soprattutto se ho iniziato a leggere questo genere di narrativa, è grazie ad Anna Premoli. Anna Premoli per me è stata veramente la scrittrice che mi ha fatto più avvicinare a questo genere. Io la adoro tantissimo, ho avuto anche il grandissimo piacere di incontrarla a Torino l'anno scorso, è stato un piccolo sogno per me che si avverava, e questo in particolare è stato il primo romanzo, Ti prego lasciati odiare, che ho letto di Anna Premoli, che mi è piaciuto tantissimo e ho una mezza idea di rileggerlo. È stato il libro che ho portato a Torino per autografarlo, perché mi sembrava veramente il puntino giusto per chiudere il cerchio.
Anna Premole mi piace moltissimo il suo stile, come vi dicevo prima, è molto accattivante, coinvolgente, appassionante, brillante, ma anche con una punta molto divertente ed ironica. Io sono sicura che se iniziate a leggere Anna Premole non smetterete mai, perché è veramente ogni storia poi ha un suo perché diverso e quindi non stufa mai. Ecco, un'altra cosa che appunto prima mi sono dimenticata di dirvi è che appunto se il romanzo rosa dovesse iniziare ad annoiarmi e a stufarmi, ovviamente andrò verso generi che mi possono dare qualche input in più. Quindi non è che io nasco come lettrice di romanzi rosa e per sempre leggerò quello. Qualora mi stufassi, poi cercherò sicuramente nuovi input, nuove emozioni, nuove sensazioni da provare. Poi, altra scrittrice italiana che voglio assolutamente suggerirvi, perché io purtroppo l'ho scoperta soltanto da poco, cioè da un anno, proprio perché l'ho incontrata anche lei al Salone del Libro, quindi l'ho scoperta in quel momento lì, ed è Felicia Kingsley. Mannaggia me, perché veramente la adoro, sto recuperando tutto quello che lei ha scritto, perché è super divertente, super ironica, i suoi personaggi sono molto molto irriverenti, però nello stesso tempo mi coinvolge, mi appassiona, e devo dire che anche come trame è molto molto originale. Il primo libro che ho letto di suo è stato Una Cenerentola a Manhattan, ed è anche il libro appunto che ho portato sempre al salone e che è autografato, e questo devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Però, come un po' tutti i libri di Felicia, però devo dire che l'ultimo, Prima regola non innamorarsi, è il mio preferito suo, perché è ambientato un po' a Venezia e l'ho letto proprio nei giorni prima di partire per Venezia, quindi ha lasciato quasi un segno in me, quindi vi straconsiglio anche Felicia, è come Anna Premoli, come iniziate a leggerlo non vi stufate. Poi passiamo ad un'altra scrittrice italiana che ha scritto il mio libro preferito in assoluto finora di tutto ciò che ho letto. Se mi seguite dall'altro canale lo saprete già qual è, se non lo sapete e non mi seguivate, state pur certi che ve lo spammerò ovunque, perché in ogni video bene o male riesco ad inserirlo. Sto parlando di Tentare di non amarti, e la scrittrice in questione è Amabile Giusti. Amabile Giusti la adoro, la amo, l'ho appena detto per tutte le altre due scrittrici. Ha uno stile molto fluido, molto scorrevole, molto intenso. Soprattutto le storie che racconta hanno sempre uno sfondo drammatico, uno sfondo di dolore. Le sue storie non sono mai semplici, ma sono dei romanzi molto ricchi di sentimenti e di emozioni. Questo in particolare l'ho già letto 4-5 volte, non mi stuferò mai di rileggerlo, quindi in assoluto vi consiglio questo libro, però anche di Amabile ci sono cose molto interessanti, molto belle, molto carine. Vi fanno passare sicuramente un paio d'ore in totale spensieratezza e proprio alla ricerca di sentimenti forti. Questo in particolare ve lo straconsiglio. Ultima scrittrice di cui ho letto le sue opere e ve la consiglio, anche di lei ve ne ho parlato tantissimo nel canale vecchio e anche su Instagram, sto parlando di Silvia Ciompi. Questo è stato il mio libro preferito, mi pare del 2018, proprio il libro top, Tutto il buio dei miei giorni. Mi è stato consigliato da Marianna, che mando un bacione grandissimo, che lei è un po' soprannominata la mia spacciatrice di libri, perché me ne suggerisce veramente di bellissimi, ed è grazie a lei che ho conosciuto Silvia e che ho avuto l'immenso piacere di leggere questo libro, perché è una storia molto intensa, molto coinvolgente, ricca di veramente forti emozioni. Lo stile di Silvia è quasi poetico, intenso, racconta una storia molto particolare, molto dura, molto difficile, ma con uno stile leggero e spensierato, quasi veramente poetico.
Di lei ci sono due libri. Questo è il primo e poi c'è il seguito che ve li straconsiglio perché sono storie che vi entreranno sotto pelle e non le abbandonerete proprio mai. Sono storie, come vi ripeto, molto intense, molto particolari e il suo stile veramente è quasi magico, quindi assolutamente da consigliare. L'ultima scrittrice che voglio consigliarvi è una scrittrice che usa uno pseudonimo, ovvero Sveva Casati di Modignani. Io, nella mia piccola ignoranza, credevo appunto fosse il nome vero e proprio della scrittrice, invece è il pseudonimo di due scrittori, quello di Bice e del marito Nullo, però nell'ultimo periodo è soltanto Bice che scrive. Sveva Casati di Modignani hanno scritto un'infinità di libri, tutti quanti romance, e tantissime di voi me li avete consigliati, mi avete proprio scritto anche i romanzi più belli che vi hanno appassionato e vi sono piaciuti, e io ho una grandissima voglia di iniziare a leggere perché appunto leggendo varie recensioni e seguendo un po' i vostri consigli mi ispira davvero tantissimo. Anche lei appunto ha un seguito molto forte, una delle scrittrici comunque anche di romance più famose in Italia, quindi devo assolutissimamente recuperare. Anzi, se vi va, scrivetemi qua sotto qualche consiglio di lettura appunto su Sveva, che così io magari aggiungo agli altri e poi decido su da quale iniziare. Queste sono le 5 scrittrici italiane che più io ho apprezzato e ho ammirato durante questi anni di lettura. Ovviamente scrivetemi qua sotto invece quali sono le vostre scrittrici romance preferite italiane. Se poi volete anche una seconda parte dove invece parliamo dei scrittori barra scrittrici stranieri, scrivetemelo qua sotto, fatemelo sapere perché mi farebbe molto piacere. Anche lì ho un paio da consigliarvi. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, un pollice in su di supporto e iscrivetevi al canale così non vi perderete più nessun video e attivate anche il campanellino. Ovviamente qua sotto aspetto tutti i vostri commenti, scrivetemi anche magari qual è il vostro genere preferito di lettura. Vi lascio i miei social sotto nell'info box. Se non avete visto il video precedente, sono stati hackerati i miei profili personali e anche il profilo dei libri, quindi qualora fossero stati riattivati, vi lascio tutto quanto qua sotto, altrimenti vi chiedo di pazientare un attimino e magari, in futuro, se non mi vengono, riabilitati, ne aprirò di nuovi. Trovate anche il link di Amazon, vi lascio il link anche dei libri che vi ho citato. Se avete voglia di acquistarli, io poi ricevo una piccola percentuale. Vi lascio il link di PayPal se avete voglia di fare una donazione al canale e noi ci vediamo qui nel prossimo video dove vi farò vedere un viaggio che ho fatto ancora a luglio a Venezia, dando ormai prima ve l'ho mezzo spoilerato e ho fatto un vlog molto carino, quindi se vi va nel prossimo video potrete vederlo. Un bacio grande a tutti e ci vediamo qua con nuovi video. Ciao!